Salve a tutti amici coverani e bentornati in questo nuovissimo video. Siamo nuovamente su Scam. Prima di tutto vi ricordo che in descrizione trovate l'IP e il nome del mio server di Scam. E vi ringrazio a tutti perché attualmente quando sto guardando adesso il server ha 45 su 50 e spero di aver finito. Quando ho finito di fare questo video ci sia un posticino per me per poterci andare a giocare. E per come sto andando credo che il prossimo mese potrei aumentare la 64 slot. Vediamo un po' come continuerà ad andare. Comunque, oggi siamo su questo video così vi posso spiegare un po' come migliorare il vostro, come partire meglio per com'è adesso il gioco, perché non ci sono tante cose. Allora, questo è quello che voi vedete appena entrate in Scam, in un server qualsiasi. Avete come creare il vostro personaggio che con gli occhi lo segue. Potete scegliere l'età. Quindi, insomma, più diventa vecchio e più cose ha, insomma. Vedete là qua che scende. Allora, io personalmente metto tutto uguale perché possiamo scegliere, mi sembra, tra 3-4 tutto quanto più qualcosina più alto. Tipo la costituzione è quella che servirebbe avere più alta. Però diciamo che se noi mettiamo tutto a 3 e la costituzione la buttiamo a 5 e così siamo a posto. Dopodiché basta, andiamo avanti. Qua vi scegliete voi come preferite. Andiamo avanti. Ora passiamo a questa schermata dove abbiamo i nostri attributi. E questi sono i punti che possiamo spendere. Quindi, tipo boxing, andiamo avanti. Con il basic spendiamo un punto. Medio spendiamo 2 punti. E per arrivare al massimo spendiamo 3 punti. Quindi, boxing, rifle, melee weapons, handgun. Boxing, quindi, per andare di pugni. Rifle con i fucili che non siano le pistole. Quindi, tutti gli altri fucili, dal pompa al fucile da caccia in su. Melee weapons, quindi accetta, coltello, eccetera. O handgun, quindi le pistole. Che cosa consiglio? Buttate al massimo i rifle. Perché questo gioco è davvero, davvero velocissimo e semplice trovare armi. Sarà difficile per voi uccidere qualcuno. Cioè, avere un fight di melee, perché avrete sempre armi. Quindi rifle al massimo. Poi andiamo sotto che c'è solamente stealth, quindi lo maxiamo, è quello che possiamo fare, il resto non c'è niente. Quindi stealth, che cosa ci possiamo fare con stealth? Quando noi siamo vicino a un giocatore, il suo audio sarà un po' sminchiato. Quando noi gli passiamo vicino, quindi magari lui ci sente che siamo a sinistra, ma magari gli siamo dietro, magari ci sente che siamo a destra, ma invece siamo a sinistra. Quindi lo stealth funziona così, però anche con il classico stealth, quindi sei più silenzioso per i vari mech, quindi i robottoni, gli zombie e così via. Anzi, i puppets, perché sono i puppets, non sono zombie, ricordatelo. Poi c'è la con skill, quindi la constitution skill. Questa è la destrezza skills e questa è la strength skills. Constitution skills abbiamo running, endurance, swimming e resistance. Noi possiamo andare soltanto con running ed endurance. Che cosa si può fare? Buttate al massimo a running e l'endurance la buttate a medio. Questo è quello che vi consiglio di fare. O se no potete magari fare qualche cosina per metterli entrambi uguali e ce l'avete quasi al massimo tutti e due. Insomma, fate un po' quello che voi, però io per ora le lascio così. Poi c'è l'intelligenza, quindi awareness, che è proprio la conoscenza. Sniping, che non ho ancora capito che cosa sia, perché anche traducendolo non significa niente. Se c'è qualcuno che lo sa, me lo faccia sapere. Camouflage e survival. Cosa consiglio? Camouflage al massimo, perché è molto semplice riuscire ad avere, anche in questo caso, sia per i fucili. Qui è molto semplice avere i vestiti militari. Quindi avete una tuta militare che è sul bianco e nero. Voi siete meno individuabili nelle zone urbane, quindi magari anche se siete sopra una roccia o proprio in zone urbane, in una città, le persone, se voi avete completamente, attenzione, completamente
una mimetica bianca e nera, quella da Urbano, allora sarete meno individuabili. Uguale per quella boschiva: se siete in un bosco, state correndo in un bosco, per i nemici è più difficile che loro vi vedano, quindi magari gli scomparite davanti e siete non vicinissimi, magari 10 metri uno dall'altro, però passate da un cespuglio, magari pieno di cespuglio, frasche, cosine, e proprio siete invisibili. È uguale per qualsiasi tipo di tuta. Quindi niente, per questo video è tutto. Io spero che vi sia stato d'aiuto. Noi ci vediamo in un prossimo video, che sarà su come partire al meglio su Scam. Quindi io vi ringrazio nuovamente, perché il server sta andando benissimo ed è tutto grazie a voi. Spero che continuate ad entrare e spero di aumentare la 64 slot. Va bene che spenderò di più, ma sono più che contento se anche 64 slot si riempiono. Quindi niente, noi ci vediamo nel prossimo video e alla prossima. Ciao ciao.